Ciao, sono ad Afrin, una città assediata in guerra. Da 50 giorni il popolo di Afrin resiste contro l'invasione dell'esercito turco e delle bande jihadiste con cui è alleato. Tra queste ci sono Al-Qaeda e molti ex combattenti dello Stato Islamico. Da 50 giorni questo piccolo territorio vengono utilizzate tutte le tecnologie della guerra. Più di 70 raid aerei al giorno, elicotteri d'assalto, tank, mortai, armi chimiche. E da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco dall'ONU il 25 febbraio, l'intensità dei bombardamenti è cresciuto e il numero di vittime civili è cresciuto vertiginosamente. E tutto questo avviene nel silenzio della comunità internazionale. Oggi si contano almeno 300 morti e 700 feriti tra i civili, ma molti sono sotto le macerie delle proprie case o in posti irraggiungibili perché sotto i bombardamenti. Sono state bombardate le scuole, le case, gli acquedotti, sono state utilizzate armi chimiche, sono stati bombardati i centri di pronto soccorso della Croce Rossa curda. Se ad Afrin adesso manca l'acqua, mancano i generi di prima necessità, manca il latte per i bambini, se questa invasione continua, qua ci sarà una pulizia etnica per fare posto agli islamisti che vedono in questa guerra un'opportunità di costruire un nuovo Stato islamico per portare terrore e oppressione a tutti i popoli del mondo. Il popolo Erdogan dice che qua ci sono i terroristi, ma non è la verità. Chi sta resistendo qua? Qua sta resistendo il popolo di Afrin, che è composto da curdi, da arabi, circassi, armeni, yesidi, siriaci. E ci sono le forze siriane democratiche, guidate dalle YPG e dalle YPG, che abbiamo sostenuto nella guerra contro l'ISIS, nella resistenza di Kobane e nella liberazione di Raqqa. Sono un esercito rivoluzionario che difende la rivoluzione nella Siria del Nord. Una rivoluzione per una società in cui le donne siano libere dall'oppressione patriarcale, in cui tanti popoli diversi possano vivere assieme in pace, e in cui ci sia una democrazia reale che viene dal popolo. Ogni giorno uomini e donne coraggiose muoiono combattendo per difendere tutto ciò. Erdogan vuole prendere Afrin per aumentare la sua influenza sulla Siria e sul Medio Oriente e ricostruire la potenza dell'impero ottomano, e perché non vuole che il popolo curdo abbia un ruolo nel futuro della Siria. Il popolo di Afrin ha deciso di resistere perché non vogliono diventare profughi, non vogliono venire come rifugiati in Europa. Qua, ad Afrin, tanti popoli diversi vivono assieme. Si sta costruendo un'alternativa alla guerra, una proposta di pace e di soluzione del conflitto in Siria. Afrin, infatti, è stato l'unico posto in pace negli ultimi 7 anni di guerra in questo paese. Ora, da una parte abbiamo lo Stato turco, Erdogan, gli islamisti, Al-Qaeda, Daesh. Dall'altra abbiamo tanti popoli diversi. Abbiamo un'alternativa, un esperimento di democrazia e di soluzione per questo conflitto. Da che parte vogliamo stare? Faccio un appello a tutti i popoli del mondo e al popolo italiano. Non rimanete in silenzio di fronte al massacro, di fronte all'ingiustizia, di fronte a quello che state vedendo. Afrin ha bisogno del vostro supporto. Fate sentire la vostra voce per Afrin.